il re della giungla d'asfalto. Progettata sulle basi del suo leggendario predecessore e prodotta dal complesso della Chrysler in Ontario, la Dodge Challenger SRT8 vanta uno stile inconfondibile e offre prestazioni mozzafiato. Monta un V8 EMI da 6,1 litri. Il motore ad aspirazione naturale con la più alta potenza specifica mai offerta in una Challenger e si affida a pinze Brembo in alluminio a basso attrito. Grazie a essi, la Challenger SRT8 può accelerare fino a 160 km orari e poi fermarsi di nuovo in meno di 17 secondi. I doppi fari rotondi, il cofano aggressivo e le luci posteriori brandizzate che si estendono per tutta la larghezza dell'auto ricreano un profilo classico, ispirato alla leggenda degli anni 70. La storia è stata riscritta. Thank you.
distanza media. Il carro attrezzi non è al momento disponibile, tieni duro. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. Questo guida in modo estremamente pericoloso, dobbiamo fermarlo. Abbiamo perso un'unità. La Bugatti Veyron 16.4 è una pietra miliare nel campo dell'ingegneria automobilistica del XXI secolo. I requisiti tecnici costituivano una vera sfida: velocità massima superiore ai 400 km/h e più di 1000 cavalli. Il W16 quadriturbo da 8 litri agisce su tutte e quattro le ruote, conferendo all'auto un'accelerazione incredibile. Tocca i 100 km/h in 2,5 secondi. Ma ancora più impressionante è la potenza dei suoi imponenti freni in ceramica, che possono arrestarla in 2,3 secondi. L'unica cosa che tiene incollata al terreno una Veyron lanciata a tutto gas è la sua ingegnosa aerodinamica, che le permette di cambiare letteralmente forma quando raggiunge la massima velocità. Centrale a tutte le unità, gli agenti hanno bisogno di supporto su Rockingham Road. Unità Interceptor sul luogo, ritiratevi. Thank you.
Agente all'inseguimento di una Alfa 8G Spider sulla East Gorge Freeway. Rapporto? Confermato centrale, mi avvicino al sospetto. Un attimo. Sospetto eseguito in versione 1. Si dirige in senso opposto. Si richiede supporto. Intervento dell'unità Interceptor in corso. Approvando, blocco stradale in posizionamento davanti a te. Blocco stradale, convergere. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. Sta uscendo dal raggio da... Approvato, blocco stradale in posizionamento davanti a te. C'è stato un contatto, ha subito dei danni. A tutte le unità, sistemi offensivi fuori uso, reindirizzamento comunicazione. Blocco stradale sulla scena, dove vi servono? C'è stato un contatto, il mio veicolo ha subito danni. A tutte le unità, blocco stradale posizionato più avanti. GPS interrotta, tutte le unità, subiamo interferenze, mantenere contatto visivo. Oh.
Agente all'inseguimento di una Alfa 8G. Approvato, blocco stradale in posizionamento davanti a te. Negativo, non si è fermato. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. Sistemi offensivi fuori uso, sospetto uso un disturbo. Connessione GPS interrotta, tutte le unità, subiamo interferenze, mantenere contatto visivo. Confermo, blocco stradale posizionato. Gli agenti hanno il sospetto in custodia, è finita. Pensata per la comunità padrona. Presenza di strisce chiodate nella tua area, procedi con cautela. Strisce chiodate fuori bersaglio. L'ho colpito! Cerco di bloccarlo!
Apollo, figlio della divinità greca Zeus, simbolo di vittoria e di bellezza virile, è oggi fonte di ispirazione per una supersportiva che rifiuta ogni compromesso, coniugando più di ogni altra auto bellezza estetica e funzionalità. L'impressionante potenza del motore 8 cilindri ad alte prestazioni deriva dall'affermato propulsore V8 biturbo di Audi, originariamente progettato da Cosworth. Il peso di soli 196 kg permette di ottenere il giusto equilibrio nell'ottica dello stile di guida. Il profondo ruggito dei doppi scarichi con convertitori catalitici a tre vie non lascia dubbi. L'Apollo offre prestazioni insuperabili, come testimoniano anche le specifiche dichiarate. Come una sorta di missile su ruote, l'Apollo scaglia il proprio pilota da 0 a 100 km orari in appena 3 secondi e richiede solo 8,9 secondi per arrivare da 0 a 200 km orari. La configurazione a motore centrale è sottolineata dalla cabina di pilotaggio, collocata eloquentemente sull'anteriore e dal passo allungato, due fattori che garantiscono prestazioni di guida ottimali. La posizione elevata della presa dell'aria del motore ricorda le vetture di Formula 1, enfatizzando il carattere sportivo dell'Apollo. Il posteriore pronunciato rende visibili il diffusore e il fondo dell'auto, composto interamente in carbonio, che unitamente al diffusore anteriore e ai canali per il flusso dell'aria sviluppano una deportanza estremamente elevata per un'auto da strada.
centrale a tutte le unità, gli agenti hanno bisogno di supporto su Hope Canyon Freeway. Questa è un'esercitazione, ma sarete valutati come se si trattasse di una situazione reale.